siamo ancora con voi, a farvi compagnia ci siamo noi. Sembra un secolo che ci siamo lasciati per ritrovarci qui. Signore e signori, benvenuti alla seconda edizione del programma televisivo Artisti in TV. Dopo nemmeno un anno, eccoci ancora qua insieme a voi a offrirvi uno spettacolo di intrattenimento e di varietà, ma questa edizione abbiamo un bel po' di novità che piano piano scopriremo insieme, ma vi accenno qualcosa. Abbiamo intanto il pubblico in sala che, bontà sua, è presente e collaborerà insieme a noi a questa prima puntata di questa seconda edizione. Ma prima di addentrarmi a darvi ulteriori informazioni, voglio invitare qui sul palco colei che, sin dalla prima edizione, mi ha coadiuvato, supportato, sostenuto e sopportato. Signore e signori, Imma Caracciolo! Buonasera Imma, da quale lato vuoi stare? Alla tua destra. E sedette così alla destra del padre, però non sono il papà io, ecco. Semmai il fratello. Buonasera Nino. Buonasera a te, Imma. Saluto il pubblico presente, il pubblico che ci sta seguendo da casa. Noto Nino. Con piacere che la lontananza da me ti ha giovato, ti trovo in perfetta forma, smagliante, splendida. Devo dire che anche tu ti sei mantenuta abbastanza bene. Bene, perché sei tu, Imma, ti confesso che mi sono ibernato subito dopo la prima edizione e mi hanno scongelato proprio ieri, proprio per essere fresco al tuo cospetto. Bene, battute a parte, Nino. Sono felice perché questa sarà una seconda edizione ricca di nuovi artisti, tanti ospiti d'onore che si alterneranno nel corso delle sei puntate. Quindi Nino, io direi di lasciarti la scena e di avere tu l'onore di presentare il primo artista della prima puntata della seconda edizione di Artisti in TV. Grazie Imma. E allora iniziamo subito alla grande con la prima artista ed è giovanissima.
Ma già da un anno e mezzo che calca le scene, i palchi di vari teatri o ambienti esterni, diciamo. Lei è Isabella Trimboli. Un bel applauso, grazie. Ciao Isabella, il microfono. Bene, Isabella, ho detto prima che sei giovanissima, ma sì, determinata. E a questo punto il pubblico è curioso di sapere quanti anni hai. Hai una ragazza... Ho 13 anni. Hai 13 anni, sì. Bravissima. E dici, vuoi raccontarci un attimino, ti vuoi sedere o vuoi stare all'impiedi? Come preferisci? Sto all'impiedi. Stai all'impiedi. Vuoi raccontarci un attimino questa tua esperienza maturata in questo anno e mezzo? Che ti stai esibendo? È già da piccola in realtà che ho questa passione per la musica. Nonostante sono andata da diverse maestre, non ho mai ottenuto buoni risultati, però è da circa un anno e mezzo che mi trovo abbastanza bene e faccio parte dell'associazione Arte. Ed è giusto nominare anche questa le associazioni. Mia passione. Benissimo. E a quale festival hai partecipato? A quale concorso? So che hai vinto un concorso, mi pare, sì, giusto? Sì, al Festival dello Stretto. Al Festival dello Stretto, bravissima. Ecco, forse perché sei qui ora a esibirti, giusto? E cosa ci proponi come primo brano? Someone You Loved. Someone You Loved. Signore e signori, un bel applauso alla nostra Isabella Trimboli, grazie. There's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easier to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numb the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through beyond. I let my guard down, and then you spoon the road. I was gonna kinda used to be your someone you love. Molto brava Isabella, complimenti. Stai là che mi avvicino io ora a te. Mi siedo accanto a te, posso?
Posso sedermi? Sì. Mi viene tanto in mente, sedendomi qua sullo scalino, alla conduttrice di quel programma famoso, come si chiama, aiutami, che vedono i giovani e si esibiscono i giovani. Amici. Amici, e come si chiama la conduttrice molto famosa? Maria De Filippi. Era Maria De Filippi, ecco, mi sento un po' tanto lei, perché si siede sempre, come si chiama, sullo scalino, come si chiama? Scalino, sullo scalino. Ascoltami Isabella, sei molto brava intanto, complimenti. Grazie. Hai detto che hai cambiato diversi maestri, ma suppongo che maestro di musica e maestro di canto siano diversi, no? È lo stesso maestro. Stesso maestro. Lo stesso maestro ti insegna? Sì, per pianoforte che per canto, e frequento anche il conservatorio a Nocera Terinese. Ah. Sono al secondo anno. Bravissima, complimenti. Quindi ancora hai tutta la strada davanti per poter fare una bella carriera nel panorama musicale, artistico. Ti piacerebbe diventare famosa? Sì. Bravissima, allora molto studio, dedizione, talento che hai, tenacia, quindi ci vogliono tante cose, va bene? E ora ascolta, cosa ci farai ascoltare come prossimo brano? Sorriso grande. Sorriso grande, allora sempre a voi Isabella Trimboli. Con Sorriso grande. Di allontanarsi, sulle finestre ci lanciamo i sassi come bambini che hanno bisogno di chiamarsi. E allora sì, io non ho smesso mai di ridere, perché non voglio abbandonarmi. Anche se il vento soffia forte sulla faccia, io tengo sempre un sogno nella tasca. Guardo la strada che portava da te, finiva dentro i tuoi occhi, certe cose rimangono. Un altro viaggio, un'altra stanza di hotel, lo sto imparando da me, che questa vita qui un attimo. In un attimo è sparita tutta la paura, tutta la fatica. Mi sento innamorata di questa vita e resto in strada a cantare mare, mare. E pensavo che non voglio altro che un sorriso grande, non voglio altro che un sorriso grande. Anche se piangerai, lo sai che dopo la notte c'è un sorriso grande. E allora sì, io non mi stanco mai di ridere, anche se non lo fanno gli altri. Che se l'amore è un grande misterioso abbraccio, mi tengo stretta tutto il mio entusiasmo. Prendo la strada che portava da te, finisce dentro i tuoi occhi, certe cose rimangono. Un altro viaggio, un'altra stanza di hotel, la sto imparando da me, che questa vita più un attimo. In un attimo è sparita tutta la paura, tutta la fatica. Mi sento innamorata di questa vita e resto in strada a cantare mare, mare. E pensavo che non voglio altro che un sorriso grande, non voglio altro che un sorriso grande. Anche se piangerai, lo sai che dopo la notte c'è un sorriso grande. Oggi no, oggi no, oggi non si muore d'amore, me lo ripeto da un po' fuori c'è il sole. Oggi no, oggi no, oggi non si muore d'amore, me lo ripeto da un po'. E in un attimo è sparita tutta la paura, tutta la fatica. Mi sento innamorata di questa vita e resto in strada a cantare mare, mare. E pensavo che non voglio altro che un sorriso grande, non voglio altro che un sorriso grande. Anche se piangerai, lo sai che dopo la notte c'è un sorriso grande. Fuori c'è il sole. Oggi no, oggi no, oggi non si muore d'amore.
Bene, bravissima. Grazie. Isabella, devo dirti che hai una bella presenza scenica e ci sono tutti i presupposti per fare carriera. Grazie. Inoltre ci hai fatto ballare con questo brano dietro le quinte, ballavamo. Mi pare di conoscere, chi è la cantante? Alessandra Amoroso. Alessandra Amoroso. Bene, ti faccio tanti auguri Isabella per la tua carriera, ma per la vita soprattutto. E in bocca al lupo. Grazie, grazie per la tua partecipazione, grazie. Ciao, ciao. E allora, andiamo avanti. Io credo che il pubblico voglia te e quindi ti lascio ora io la scena. Va grazie, bene? Nino. Ciao. Ciao Nino. Ed ora un cantante per divertimento, per passione, un assiduo frequentatore dei karaoke. Abbiamo avuto grosse difficoltà a causa del suo vasto repertorio a scegliere i due brani che interpreterà per noi in esclusiva mondiale. Ad Artisti in TV, Mimmo Marzo! Grazie. Buonasera, grazie. Mimmo, siediti, accomodati. Mimmo, dimmi. Quando nasce in te questa passione per il canto? Ma diciamo nel lontano 70, 1970, scrivevo delle canzoni. Sì. Qualcuna mia personale, che se ho il modo di farle ascoltare, sì, a breve arriveremo anche infatti a chiederti, sì, questo, sì, di una bellissima, sì, sorpresa, parleremo, sì, tra poco, sì, di questo, sì, sì. E niente, io sono un simpatizzante, amante di Mino Raetano, sì, lo amo moltissimo, mi è sempre piaciuto e niente, sono appassionato di lui, di Mino Raetano. Infatti vorrei chiederti, ma lo hai conosciuto? Sì, l'ho conosciuto in un'occasione che si è sposata mia sorella nel lontano 68-67, uguale mia sorella la più grande, che, e lui suonava nel complesso. E quindi l'ho conosciuto a Catona, A Catona? A Catona, ecco. sì. Salutiamo Catona. Mimmo, allora, faccio ascoltare una canzone di Mino Raetano. Sì, a questo, sì, punto, sì, quale, sì, ci farai ascoltare? Il Tempo delle More. Il Tempo delle More. Di Mino Raetano, canta Mimmo Marzo. Grazie. Papà, eri stesi con gli occhi giù e guardavo nel cielo coperto di nubi blu. Quella notte quanti bar, quella notte quante stelle, ma poche verità. Era il delle more, il mese che ti ama, campane senza cuore che ci volavano fiore. Se papà eri stessi con gli occhi su e
cantavo nel cielo coperto di nuvi blu. Quella notte quanti baci, quella notte quante stelle, ma poche verità. Grazie Mimmo, adesso rimani con noi perché dobbiamo dare spazio alla pubblicità, sì. Gli dicono di no, possiamo andare avanti? Ok, allora Mimmo, accomodati. Anche perché adesso ci devi raccontare quello che ci hai appena accennato. Sì, sì, certo, certo. Perché sappiamo che nel lontano 1970, raccontaci cosa hai fatto per tua moglie. Beh, mia moglie, sì, esatto, sì, sì, sì. Sì. Niente, se posso accennare qualcosa. Certo, certo, anche perché so, come mi hai raccontato già, che è stata una bellissima sorpresa. Sì, sì, questa è una canzone che avevo dedicata a mia moglie quando siamo fidanzati. E quindi mi fa piacere farla riguardare ancora qualcuno, e mia moglie soprattutto, che è in sala con noi. Ecco, ecco la signora. Sì, ma hai scritto tu questa canzone? Sì, sì, l'ho scritta io, sì, l'ho scritta. Ho scritto parecchie canzoni, di cui due qualcosa ricordo, gli altri un po' meno. Ti ricordi, ci puoi cantare qualche strofa? Te sì, la ricordi? Sì, certo, 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 certo. Se posso cantare il sordino, la posso cantare così? Sì, 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 la puoi cantare anche qui. Allora, sogno di te anche se non ci sei, perché ti ho amato troppo e tu lo sai. Fammi un sorriso prima di partire, dammi la mano, dimmi addio per sempre. Il treno sta partendo e tu sei qui, ancora fra le braccia di chi t'ama. Dimmi soltanto che ritornerai, perché sarai per sempre nel mio cuore. Ma complimenti, un applauso. Vedo la signora anche abbastanza emozionata, eh? Anche dopo tanti anni devo dire che, signora, è vero, l'emozione è grande. Grazie. Mimmo, che dirti, è stato bello averti qui con noi ad Artisti in TV. È un piacere tutto mio. Adesso, prima di andare via, ti chiedo di farci ascoltare un'altra canzone. Sì, ci dici sì. Tu il brano? Sì, Il cuore è uno zingaro di Nicola di Bari. Bene. Grazie. Allora, Il cuore è uno zingaro di Nicola sì. di Bari, canta Mimmo Marzo. Grazie, grazie. Dal cuore soffrivo, soffrivo, le disse non niente, ma mentivo, piangevo, piangevo. Per te si è fatto tardi e già notte, non mi tenere, lasciami giù. Mi disse non guardarmi negli occhi e mi lasciò cantando così. Colpa ne ho, se il cuore è uno zingaro e va. Catene non ha, il cuore è uno zingaro e va. Finché troverà
il prato più verde che c'è, raccoglierà le stelle su di sé, si fermerà, chissà, e si fermerà. Dopo un anno, l'altra sera, rideva, rideva, mi strinse, lo sapevo, che il mio cuore batteva, batteva, mi disse stiamo insieme stasera, che ho voglia di rispondere sì, ma senza mai guardarla negli occhi, io la lasciai cantando così. Che colpa ne ho, se il cuore è uno zingaro e va, catene non ha, il cuore è uno zingaro e va, finché troverà il prato più verde che c'è, raccoglierà le stelle su di sé e si fermerà, chissà, e si fermerà. La 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 la. Eccoci qua. Rimani ancora insieme a noi, bravo Mimmo, bravo. Quello che è arrivato a me da dietro la linguetta è la passione con cui tu canti. E complimenti per la canzone che hai dedicato alla moglie, perché cantare a braccio o a cappella, come si suol dire, non è facile. Bene, vuoi annunciare insieme a noi ora il momento magico? Ecco, la pubblicità. La pubblicità. Signori. Signori, la pubblicità. E le signore dove le mettiamo? Si parte dalle signore. Signore, signori. La pubblicità. Riprendiamo da capo. Signore, signore, la pubblicità. Bene, doppiamente signori, la pubblicità. Grazie mille. A tra poco. Questa varietà non cambiare, resta qua. Azienda Vinicola Tramontana, una passione che si tramanda da 5 generazioni, con l'unico obiettivo di portare sulle vostre tavole i migliori vini, frutto di un'accurata selezione di uve pregiate per soddisfare i palati più esigenti. Tramontana è in via Casa Savoia, 156 a Gallico, di Reggio Calabria, telefono 0965 37 0067. Residence Baia dello Stretto, la scelta ideale per trascorrervi brevi o lunghi soggiorni, sul lungomare di Gallico Marina e a pochi chilometri dalla montagna, situato in via Marina Arenile 267, Gallico, Reggio Calabria, telefono 0965 37 12 64. Minitroni, il tuo negozio di fiducia dove trovi tutto per l'informatica, televisori delle migliori marche, piccoli e grandi elettrodomestici, telefonia, climatizzatori ed impianti di riscaldamento. Recati subito presso il punto vendita, sito in via Giudice Scopelliti a Campo Calabro, Reggio Calabria, telefono 0965 75 71 25. Scarpe & Co.
l'outlet dove puoi trovare calzature per donna, uomo e bambino e accessori moda delle migliori firme a prezzi scontati del 30, 50 e 50 più 20%. Cosa aspetti? Recati subito presso il punto vendita, sito in via Nazionale 248, Gallico Reggio Calabria, telefono 0965 37 3791. Termoidro Group, per arredare il vostro bagno. Sanitari, rubinetteria, condizionamento e vendita di stufe a pelle. Un team di esperti al vostro servizio. Lo trovate in via Giuseppe Reale 50 a Reggio Calabria. Telefono 0965 02 64 69. Questa varietà non cambiare, resta qua. Signore e signori, ben ritrovati ad Artisti in TV e adesso è il momento di invitare qui sul palco una delle nostre eccellenze calabresi, ma non solo, conosciute in tutto il mondo, costruttore di organetti e non solo, anche restauratore e riparatore. Invito qui sul palco e lo accogliamo con un bel applauso il signor Costantino Nicola. Bene arrivato, prego. Buonasera. Buonasera signor Costantino e grazie per aver accettato l'invito. Ci sediamo così stiamo più comodi. Eccoci qua. Sarà l'età, signor Costantino, ma mi creda, preferisco più stare seduto che all'impiedi. È un problema di età, lei dice? No, semplicemente perché sei prima nato di me, quindi... Ma non diciamo quanto tempo prima. No, assolutamente. E allora, signor Costantino, ho detto intanto grazie per essere qua. Grazie vorrei, a voi per l'invito. Vorrei che raccontasse un attimino la storia della sua famiglia, intanto perché so che è un lavoro che si tramanda da generazioni, da padre in figlio, come nasce, quando nasce questa passione verso questo strumento. Caro Nino, come tu sai, l'organetto è uno strumento molto richiesto nella tradizione regina calabrese. E qua è nato tutto da una passione di mio papà. Dagli anni 60 lui andava a frequentare posti dove c'era, chiamiamolo così, uno chiamava il giusto suono. Allora da lì è nata la sua passione, ha acquistato i primi strumenti, poi nel Regino trovare chi riparava era difficile. La sua manualità, il suo saper fare inizia con qualche riparazione, poi da là la riparazione, ma anche il pezzo di legno, ci si attrezza e si arriva al punto di sviluppare e progredire. Cioè tutto stiamo parlando di un passaggio che dagli anni 60 siamo arrivati agli anni 2000. Poi io ci sono nato, ci sono cresciuto dietro a lui e vedendo questa attività mi ci sono appassionato e da lì ho incominciato anche io a seguire i suoi passi. Bene, mi fa molto piacere. Sì, una domanda vorrei chiederle. Quali sono le caratteristiche principali di questo strumento e cosa lo distingue dalla fisarmonica? Le caratteristiche, inizierei a distinguere già la differenza con la fisarmonica, esatto. Che poi da lì noi distinguiamo le caratteristiche. Lo strumento, l'organetto, chiamato dalle sue origini abruzzesi il dubot. Il dubot vuol dire i due bassi, i due accordi che noi troviamo sulla parte sinistra dello strumento. La differenza qual è? Soprattutto che va a sottolineare la fisarmonica, sia sulla tastiera che va a seguire la scala di tutte le note, invece l'organetto no. Tramite il diatonico, che noi chiamiamo diatonico perché due toni, in apertura e in chiusura ci dà due note ben differenti. Invece la fisarmonica in apertura e chiusura ci dà la stessa nota, per spiegare così in modo abbreviato. Poi ci sono altri termini tecnici per andare oltre, però voglio andare più sul sintetico. Bene, più o meno che materiali usi quando costruisci questi strumenti? Quali sono i materiali principali che vengono usati? Il legno, beh, è visibile.
Il materiale principale è il legno per creare la struttura. Da là viene la richiesta per creare la struttura che sia a piacimento del suonatore. Allora si utilizza il ciliegio, che è un legno comunissimo a livello di produzione. Poi ci sono dei legni nostrali come la noce, l'ulivo, e poi si comincia anche a lavorare i legni esotici, i legni che arrivano dall'estero. Poi ogni tanto si va anche sul fattore estetico, che sia un legno chiaro, che sia il legno scuro, come gli esempi che ho portato qui davanti a noi. Poi gli altri materiali che vengono utilizzati, c'è il mantice, detto soffietto. Lì è un cartone, ma non un cartone semplice, è un cartone che sia resinato, poi viene lavorato ad alte temperature con delle vaporizzazioni, poi viene essiccato, vengono create le pieghe e poi ci sono tutte le varie fasi di costruzione. Lì ci affidiamo a fornitori esterni della regione Abruzzo, che forniscono questi materiali in tutto il mondo, sia per le fisarmoniche, per gli organetti austriaci, e che sia una cosa a livello mondiale. E il tempo per costruire uno strumento di questo? Tutto il tempo lo fa la manualità. Media, quindi più o meno quanto? Possiamo dire una linea di massima. Una linea avendo di massima. Tutto, perché come si dice, il lavoro non si presenta mai nella stessa maniera. L'artigianato è sempre un'incognita. C'è quella volta che ci si pensa che la cosa si fa in 5 minuti e magari se ne va mezza giornata. Posso dire, per uno strumento finito e completo, faccio una linea di massima, è una settimana. Però. Quindi, signori, tanto. Se vogliamo ordinare uno strumento che arrivi per Natale, possibilmente, possiamo cominciare a ordinarlo da adesso. Magari. Magari, ecco. So che il marchio comunque Costantino è conosciuto in tutto il mondo, che fate anche spedizioni all'estero, fuori dall'Italia. Sì, dal detto ogni paese un calabrese, in Australia, Stati Uniti, tutta Europa, dove ci sono calabresi che hanno lasciato la loro terra nei tempi che furono, è ritornata questa voglia di risentire i suoni della questi suoni terra. Particolari, sì, dell'organetto. Sì, sì. Vedo qua esposti alcuni modelli di organetti. Qual è la differenza, ad esempio, tra questi che sono esposti qua? Vedo uno che è più piccolo degli altri, ad esempio. Sì. La differenza viene da soprattutto i materiali che andiamo a utilizzare, che ci sono le varie scelte, sia sulle meccaniche, sulle, non dico su altre cose, però è sempre un lavoro che va, pure dipende dalla tempistica, quello che si va a utilizzare. Poi se è uno strumento più piccolo, con meno materiale, automaticamente il prezzo si abbassa. Le differenze tra questi modelli che abbiamo davanti: ci sono i modelli per i più piccolini, per i bambini che hanno 5-6 anni, che vogliono iniziare, perché già la passione si vede a quell'età. Poi ci sono anche gli entry level, modelli che sono delle misure standard, che per un ragazzo, anche per un adulto, vanno bene. Poi incominciamo da modelli che siano di una linea semi-professionale, per chi già suona e magari preferisce quella linea. Poi ci sono anche le linee professionali. Tutto sta alla scelta della persona che ci sta a suonare con lo strumento. Una curiosità, ma questi strumenti suonano pure? Oppure sono per esposizione? Questo non l'ho capito. Ecco, volevo capire dove volevi arrivare. No, tu. Vedo gli strumenti, e in genere lo strumento dovrebbe servire a suonare. Suonano? Sì, 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 sono strumenti funzionanti. Il primo che notiamo alla vostra... No, funzionanti sinistra, sicuramente. Sì, sì, sì. È uno strumento che ha girato il mondo con me, con i concerti. Benissimo. Sì, con i cari amici Ethnosound, che tendo a salutare, che purtroppo questa emergenza ci ha sospeso il tour. Tra 2020 e 2021 oltre 80 serate non sono andate in porto, quindi... Sì, ha penalizzato un po' tutti quanti. Sì, eh? Sì, sì, tantissimo, tantissimo. E allora, maestro Nicola Costantino, chiederei troppo se le chiedessi di farci ascoltare
magari accompagnato dal... Ma con immenso piacere, io chiamo il mio amico e compagno di suono Antonino Alampi. Bene, accogliamo anche Antonino Alampi con un bella... Buonasera, buonasera. E allora, vediamo di trovare una bella posizione, sì. E andiamo ad ascoltare i suoni tradizionali calabresi, dovrebbero essere tradizionali calabresi. Allora, quello che proponiamo è la tarantella regina, il suono. Quindi, che ci... La classica tarantella regina. Sì, che ci distingue a noi in tutto il mondo, possiamo dire la tarantella regina. Certo. Allora sì. Invitiamo il pubblico da casa a ballare. Il pubblico da casa a ballare, il guai è che non lo possiamo vedere, eh? Quindi... Vabbè, lo possiamo immaginare però. Certo, certo. Ma lo faranno sicuramente perché è un suono che trascina. Bene, prego. Veramente. Grazie. Ci avete veramente fatto fare un viaggio nella nostra storia e cultura calabrese. Sì, ma lo dico io al pubblico che tu ballavi dietro le quinte. Lo so, ma tu mi hai tradito subito, l'hai cantata subito, non solo l'hai suonata, ma l'hai cantata. Non potevo non dirlo. Grazie Nicola, sì, e grazie Antonino. A voi, grazie a tutti, buonasera. Grazie. E adesso Imma, Nino. Ti lascio la scena per presentare il prossimo ospite. Il prossimo ospite, il prossimo artista, un gruppo musicale. Perché dopo aver ascoltato e aver avuto con noi un artista, un artigiano di altissima qualità, passiamo ad un gruppo che suona e canta e musica popolare. Signore e signori, sono con noi i Calabria Show. Intanto diamo spazio alla pubblicità e ci vediamo tra poco con Artisti in TV. Questa varietà non cambiare, resta qua. Fattoria didattica Buffalo Ranch, un luogo educativo a pochi chilometri dal centro città. Dispone di un ampio parco giochi dove i bambini potranno divertirsi in libertà e armonia con la natura e gli animali. Lo trovi in via Emilia 58 a Rosalì, Reggio Calabria. Telefono 0965 67 93 82. Cellulare 347 82 83 457. Thank you.
Da CM3 Elettronica trovi tutto per antennistica, sistemi di sicurezza e videosorveglianza. Illuminazione, ma anche ricetrasmittenti, hi-fi, mixer, amplificatori, microfoni e accessori audio. E puoi usufruire del bonus se acquisti un decoder o un televisore. CM3, da sempre al tuo servizio. Lo trovi in via Sbarre Superiori 38 a Reggio Calabria. Telefono 0965 55 499. Ristorante Timo, nel centro storico di Reggio Calabria. Un angolo di paradiso dove lo chef Pietro Cartellà vi guiderà attraverso i suoi prelibati piatti in un viaggio intriso di sapori della nostra terra. Ambiente accogliente e romantico, e staff attento e sensibile, è il luogo ideale dove trascorrere momenti di relax e dare gioia al proprio palato. Il ristorante Timo, via San Francesco da Paola 80, Reggio Calabria, fa anche servizio da asporto. Prenota allo 0965 61 33 82. Lo studio medico Pharma Biomedical, da sempre attento alle esigenze dei pazienti, effettua anche a domicilio ecografie ginecologiche, ecocardio fetale, ecocardio pediatriche, addome completo, reni, vescica pelvica, mammelle, TSA, tiroide. Esegue inoltre Holter cardiaco, pressorio, glicemico senza pungersi ed elettrocardiogramma. Studio medico Pharma Biomedical è in via Anita Garibaldi 80, Gallico Superiore, Reggio Calabria. Telefono 0965 37 26 48. Pavone Gomme, vendita e assistenza di pneumatici delle migliori marche per auto, moto e scooter. Centro autorizzato specializzato per la revisione del vostro veicolo in via Nazionale Pentimele 177A, Reggio Calabria. Telefono 0965 45 038. Questa varietà non cambiare, resta qua. Bentornati ad Artisti in TV. Come ho già detto prima della pubblicità, adesso un gruppo musicale che suona e canta musica popolare. Andiamo subito a conoscere il presidente Pietro Surace e il vicepresidente Giuseppe Spinella. Pietro Surace, cantante, buonasera. Sì, Pietro. Buonasera, buonasera. E Giuseppe Spinella, batterista. Buonasera a tutti, intanto voglio ringraziare di tutto il programma Artisti in TV, l'organizzazione, le persone in sala, un saluto a tutti. Noi siamo i Calabria Show, cante e musiche popolari di Reggio Calabria, sono il batterista Giuseppe Spinella. Grazie dell'applauso e voglio ringraziare anche Nino Pizzimenti, tutta la sua band, diciamo, organizzativa sul sound. Grazie, che bellissima energia, devo dire. Pietro Surace, allora, il presidente Pietro. Facciamo subito qualche domanda a Pietro. Sì, quando nasce questo gruppo musicale? Il gruppo nasce da un manipolo di amici 15 anni fa. E poi è andato avanti con susseguirsi di vari componenti. Adesso questa è la nostra formazione che vedrai un altro poco qui. Sì, ho visto suonare, infatti che durante la pubblicità sono stati tanti gli strumenti musicali che avete preparato e tanti anche i componenti del gruppo, devo dire, che tra poco ci presenterai tu, Giuseppe. Allora, oggi, ma già da qualche anno, va di moda la musica etnica. Sì. I Calabria Show si sono adeguati a questa corrente oppure hanno una loro identità? Allora, noi siamo più vicini alla musica popolare, cioè a quello che sono le tradizioni, però l'etnico c'è anche, perché avendo batteria e basso abbiamo inclinato, quindi quello che è etnico è qualunque strumento, va bene. Sì. Per fare il ritmo e per poter stare al passo. Adesso io direi di presentare gli altri componenti del gruppo. Facciamo i nomi, Giuseppe? Li vogliamo invitare al centro o facciamo solo i nomi, come preferite? Chiediamo alla regia, possiamo invitare gli altri componenti? Prego,
Accomodatevi, facciamo un applauso, sono proprio tanti. Quanti siete in tutto? Chiedo a Pietro, quanti? Noi siamo otto suonatori, musicisti, più la ballerina, la nostra ballerina che ha un bell'abito stasera. Molto bello. Rumeno. Rumeno? Sì, perché vogliamo fare anche scambi culturali e dimostrare pure i vestiti delle altre nazioni, quindi anche bene. Questa è popolarità. Io direi però di presentare, magari cominciamo con Marilena Daniela. Marilena, a te ti ho già presentato. Angelo. Angelo. Isabella. Nino. Andiamo qui alla tua sinistra, Pietro, passa tu il microfono. Qua abbiamo Pasquale, vi presento io, va bene, sì. Pasquale, Giuseppe e Nino. Chitarrista e bassista del gruppo. Va bene. Adesso passiamo subito al primo brano. Cosa ci presentate? Allora, questo è un brano che dedichiamo agli emigranti, perché si tratta di una nostalgia che c'è per la Calabria, per la nostra terra. Come diceva quel ragazzo prima, ogni città c'è un calabrese, ogni paese c'è un calabrese. Quindi noi cantiamo stasera Calabria su Gnucca, la prima canzone. Poi presenterà la seconda canzone la nostra cantante Isabella, va bene? Benissimo. Calabria su Gnucca, cantano i Calabria Show. Calabria, quando tu lo facesti, gioia immensa mia mi dasti, cammina per lo mondo, mi dicesti, io a conversare puro mi insegnasti, quattro stornelli tu mi ricantasti, via mi mentisti, la poesia tu mi rapparasti, con l'oggi toi mi vidisti, Calabria bella non m'abbandonari, tu cantesti la vita tu m'accori, tu non si terra chi può abbandonare. Lo sangue delle tue creature, la lotta per la nuova abbandonare. Tu cantesti la vita tutto fuori, tu non ti terra chi può abbandonare. Lo sangue delle tue creature. Cacca, Calabria sulla ca, cacca, Calabria sulla. Calabria sempre sono, sta che parla, fammi vedere lo sole e lo mare, fammi tornare presto alla mia terra, mia fammi tornare, casero torno sogno assa felice, piacere e pace, mi sento sempre di tornare amici, ma sento chi sta bene con le voci, Calabria bella non m'abbandonare. Tu cantesti la vita tutta fuori, tu non ti terra chi può abbandonare,
lavori. Tu non ti terrà chi può abbandonare. Lo sangue dei tuoi viatori. Cacca Calabria sogno, cacca Calabria sogno. Qua? Ci siamo? Bene, Pietro. E dov'è Giuseppe? Giuseppe, tu sei già in postazione, allora continuiamo con Pietro. Quanto vi carica vedere il pubblico che balla e che canta? Una bella soddisfazione per... tutto, quello è tutto. È tutto. Quando c'è il pubblico che infatti, ti, ho visto ti corrisponde. Che il pubblico presente qui in studio, insomma, l'ho visto abbastanza attivo e sicuramente anche il pubblico da casa. Ricordiamo le vostre pagine social, canale YouTube per chi volesse seguire il Calabria Show, Pietro? Perciò, Giuseppe si occupa di questa due social, ecco. Se la regia vuole posso andare, posso girare le spalle? Ok. Eccoci qua, Giuseppe Spinella. Buonasera. Che... Allora, le nostre pagine sono YouTube, WhatsApp e Facebook Calabria Show, va bene? Allora Pietro, cosa ci farete ascoltare adesso? Adesso la seconda canzone che viene cantata da Isabella è Vurria, un'altra canzone popolare che si sente in giro, perché naturalmente ognuno poi la fa a modo proprio, la fa sua. Sì. Noi abbiamo messo, l'abbiamo cambiato un pochettino a modo nostro. A modo vostro. Vurria. Vurria. Isabella, sei pronta? Con il brano Vurria... ad Artisti in TV, i Calabria Show. Chiamo su una scena in paradiso, qui la dorughi ti porta in cielo. Occhi di tassocchi di sorriso, arriva tanta lui anche velo, solo mi sogna e mo di pazzo scatta, già di cammini, riamo su una rosa profumata, una rosa di villotto senza me, ciangi la vita mia come sta corda strana, vieni anima mia, t'aspetto alla fontana, vieni piano piano, parlami vicino, stasera l'arcei cantando sul giardino. Corriamo sogno l'onda di domani, raggio di lusuri e di lastia, qualche uomo di pozzo carizzati, sapaci di palombo di città, sul mi sogno è mare e cielo e terra, il mi sogno va bellezza tua, la vaga di un monte di la serra, già tutto bene con pizza. Ciangi la vita mia come sta corda strana, vieni anima mia t'aspetto alla fontana, vieni piano piano parlami vicino, stasera l'arcei canta e non da sul giardino. We'll be right back.
terra, il tuo bisogno va a bellezza tua, la pappa che ti la serra, giangi di domeni con pizza, giangi la vita mia come sta corda strana, mia anima mia ti aspetto la lontana, vieni cani cani, parlami vicino, la tira la c'è e canta tutta sul giardino. Grazie. Bravi, bravi tutti, complimenti. Vengo qui al centro. Bene, adesso diamo spazio alla pubblicità. Ci vediamo tra poco con Artisti in TV. Questa varietà non cambiare, resta qua. Formi, soluzioni d'arredo per interni dalle linee fresche e dinamiche e dal design innovativo. Formi e i tuoi sogni diventano realtà. Vieni a visitare il nostro showroom. In via nazionale 168, Gallico, Reggio Calabria, telefono 0965 62 78 69. Metalplast, infissi di qualità dal 1970, cura del design e dei particolari. Acquista da Metalplast, area Ponzio di Reggio Calabria, un infisso in alluminio, approfittando dello sconto immediato del 50%. Metalplast e Cappe Store, pergole bioclimatiche e tende, per trasformare un qualunque spazio all'aperto in un angolo di relax e benessere. E ancora verniciature antibatteriche e zanzariere di indiscussa qualità, garantite 10 anni. Metalplast si trova in via nazionale 130, Gallico, Reggio Calabria, telefono 0965 370391. Area 151 Fashion Store, da sempre il punto di riferimento per vestire alla moda, con capi delle migliori marche. Da Area 151 puoi trovare anche tutti gli accessori per completare il tuo look. Ti aspettiamo in via provinciale 151 a Rosarno, Reggio Calabria, telefono 0966 71 13 77. Fai il pieno di carburante da Corona Petroli, lì troverai convenienza e cortesia. Servizio di lavaggio veicoli e bar in via Parco Pentimele a Reggio Calabria. Torrefazione Romeo, luogo ideale dove gustare le svariate qualità di caffè appena tostato, il rinomato caffè special, gustosi hamburger, cocktail e aperitivi della casa. Servizio di tavola calda anche a domicilio. Ti aspettiamo in via nazionale 146, Gallico, Reggio Calabria. Telefono 350 0963 117. Questa varietà non cambiare, resta qua. Bene, signore e signori, siamo giunti alla fine di questa prima puntata della seconda edizione e devo dire che è stata veramente ricca, ricca di personaggi, di artisti, di bella musica, artigiani, bella musica. Infatti abbiamo finito con della musica molto divertente, infatti abbiamo avuto, come avete ascoltato, un gruppo musicale che ha divertito anche il pubblico qui presente in studio, che ringrazio, un pubblico molto attivo. Nino, e allora appuntamento, non mancate, ricordatevi che faremo 6 puntate, e non mancate alle prossime puntate, va bene? Bene, ci vediamo alla seconda puntata di Artisti in TV. Grazie. Ciao a tutti, buonanotte.
varietà. Non cambiare, resta qua. Non cambiare, resta qua. Non cambiare, resta qua.